Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Oggi la Chiesa celebra San Marco Evangelista. Preghiamo insieme con le parole del Salmo 88 che ci viene proposto dalla liturgia nella Santa Messa come salmo responsoriale. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. I cieli cantano le tue meraviglie, o Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questi giorni ci stiamo soffermando a riflettere sul tema della virtù cardinale della giustizia. Ieri abbiamo visto come la giustizia può essere definita commutativa quando riguarda le relazioni tra i singoli, che quindi scambiano dei beni. E poi c'è una giustizia distributiva che regola i rapporti tra lo Stato, la comunità e i singoli, tenendo conto che i singoli devono essere trattati in maniera uguale, in maniera equa, anche se si trovano in situazioni diverse. Questo significa che per essere equi, se una persona è più bisognosa, deve avere di più per ripartire autonomamente e con responsabilità dallo stesso punto in cui si trova chi magari sta più avanti di lui perché ha maggiori beni, ha maggiori possibilità. Oggi ci soffermiamo invece sull'ultima delle tre forme di giustizia, così come vengono definite dalla tradizione teologica, da San Tommaso d'Aquino in modo particolare. E lo facciamo partendo da un brano del Vangelo secondo Matteo, al capitolo 22. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Questo testo inizia con delle precisazioni. Coloro che vanno a porre una domanda a Gesù non vogliono interrogarlo, ma vogliono tendergli un tranello, vogliono coglierlo in fallo. Infatti vanno insieme i discepoli dei farisei, mandarono dunque da lui i propri discepoli, con alcuni erodiani, quindi coloro che erano rappresentanti del potere costituito di Erode. Volevano vedere se Gesù si sarebbe ribellato
a Cesare, avrebbe magari messo in discussione il potere politico. Vanno da lui e gli fanno questa domanda: è lecito o no pagare il tributo a Cesare, pagare le tasse che tutti i palestinesi a quel tempo pagavano all'imperatore di Roma a cui erano sottomessi? Gesù comprende che vogliono tendergli un tranello, vogliono mettergli contro qualcuno e vogliono far sì che la sua missione sia considerata una missione semplicemente politica. Per questo risponde in una maniera molto saggia, della quale oggi vogliamo fare particolarmente tesoro. Chiede loro anzitutto di mostrare l'immagine che si trova sulla moneta. Come su tutte le monete, ecco, c'è l'immagine di chi batte moneta, e in quel caso c'era l'immagine della testa dell'imperatore. E allora date a Cesare ciò che è di Cesare, o meglio, rendete a Cesare ciò che è di Cesare. In questa maniera Gesù riconosce che Cesare e ogni potere costituito, ogni Stato ha legittimamente la potestà di chiedere obbedienza alle proprie leggi, di chiedere delle tasse, di chiedere dei tributi. Ovviamente questi devono essere commisurati agli altri tipi di giustizia, alla giustizia legale, alla giustizia distributiva. Non tutti gli stati sono stati che rispettano le libertà e i diritti dei propri cittadini. Oggi, 25 aprile, ricordiamo, festeggiamo la liberazione da due grandi dittature che hanno schiacciato l'Italia e l'Europa, il nazismo e il fascismo. Hanno creato tanto odio, odio razziale anche, hanno portato l'Europa sul baratro proprio della fine, della distruzione con la Seconda Guerra Mondiale. I cittadini all'epoca hanno avuto un moto di orgoglio, hanno riconosciuto l'importanza dei diritti, per questo, ecco, si sono ribellati, hanno fatto resistenza. E allora dare a Cesare ciò che è di Cesare, dare a Dio ciò che è di Dio, non significa dividere la nostra vita. In una maniera molto acuta, Sant'Agostino, commentando questo brano e rifacendosi proprio al tema dell'immagine, dice: se tu rendi a Cesare ciò che è di Cesare perché la sua immagine nella moneta, sappi che nella tua vita, nella tua esistenza c'è l'immagine di Dio, perché l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, per cui a Dio devi dare tutto. Dio rimane Dio. Cesare rimane colui che è il destinatario della nostra adesione. Possiamo dire lo Stato è colui che è il destinatario di tutto il nostro impegno di partecipazione alla vita democratica, sociale, politica, ma rendiamoci conto, bisogna farlo sempre tenendo presente che c'è Dio che è colui che ha impresso la sua immagine su di noi, al quale dobbiamo davvero tutto. Il cristiano allora agisce nella società, agisce nell'ambito politico con la sua partecipazione, agisce nell'ambito economico dando a Cesare ciò che è di Cesare, ma sapendo che lo deve dare da cristiano, cioè come colui che dà tutto a Dio. E per questo la giustizia generale, la giustizia legale, quella che vi ho detto è la terza forma di giustizia secondo Tommaso, San Tommaso, è quella che regola i nostri rapporti con lo Stato. Si chiama giustizia generale, si chiama anche giustizia legale. Quanto è importante che noi recuperiamo il senso dello Stato anche come cristiani. Quanto è importante che recuperiamo una visione ampia, grande della politica, della nostra partecipazione. Noi di solito nei confronti dello Stato rivendichiamo semplicemente dei diritti,
ma rendiamoci conto che abbiamo anche dei doveri, perché diritti e doveri sono due facce della stessa medaglia, ma sono doveri non solo nei confronti dell'amministrazione dello Stato, sono doveri nei confronti di tutta la collettività, perché dietro l'amministrazione di uno Stato, dietro una Unione Europea, dietro quegli organismi internazionali e mondiali che regolano i rapporti tra i vari popoli, penso in questo momento all'Organizzazione Mondiale della Sanità che sta tanto intervenendo sul tema della pandemia. Nei confronti di queste realtà noi abbiamo dei doveri. Io credo che possano soprattutto sintetizzarsi nel dovere del senso della partecipazione. Noi siamo persone chiamate a partecipare nel momento in cui ci informiamo e non deleghiamo agli altri l'interesse per ciò che è politica, per ciò che è economia. Inoltre, la partecipazione a volte è chiamata a esprimersi attraverso il voto e lì anche noi siamo chiamati a fare discernimento e a non seguire le mode, gli slogan, ma a dare la nostra partecipazione pensando a quali valori sono in gioco, a quale idea di società e di bene comune si vuole costruire. E infine rendiamoci conto che siamo chiamati anche a vivere il nostro senso di partecipazione alla vita dello Stato con un certo senso critico. Il senso critico proprio di chi sa verificare l'operato di chi governa, di chi parla, di chi molte volte riempie le nostre serate con degli interventi di carattere politico che sono pieni, vediamo tante volte, di astio e non certamente di un progetto ampio per il bene comune. Cari fratelli e sorelle, da cristiani, da persone che vivono la giustizia legale oggi più che mai, con il nostro senso di partecipazione. Oggi ci viene chiesta una forma particolare per contribuire a costruire la nostra città dell'uomo, e quando parlo di città dell'uomo intendo tutta la società, il dovere ad esempio di stare a casa. Anche questo è un modo con cui noi contribuiamo ad edificare quella città che è la nostra nazione, che è la nostra Europa, che è il mondo, perché abbiamo visto che il contagio non ha barriere. Non ha muri che ad un certo punto lo ostacolano da un continente all'altro. Per questo veramente oggi possiamo parlare di un villaggio globale, il mondo intero, e noi ci dobbiamo sentire cittadini del mondo ogni volta che operiamo per il bene del nostro paese, per il bene della nostra nazione, della nostra Europa. Oggi vogliamo affidare in modo particolare alla Vergine Santa, la nostra Italia, che è stata ricostruita dopo un'epoca di totalitarismo con il sacrificio di tante persone, anche persone delle nostre città, per le quali sono stati, elevati dei monumenti, per i quali sono stati, dettate e murate, delle, targhe. Preghiamo perché non dimentichiamo, dopo tanto tempo, dopo 75 anni, non dimentichiamo l'importanza di quel tempo che ha ridonato a noi il senso dei valori della libertà, della democrazia, valori che non sono automatici, ma sono chiamati a crescere sempre con noi, nella misura in cui, come cristiani, allora come oggi, ecco, siamo persone capaci di dare a Cesare ciò che è di Cesare, tenendo soprattutto presente il primato di Dio. Alla Vergine Santa, perciò, ci rivolgiamo dicendo: Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi.
La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita, ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo. Stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo, dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima, Salute degli Infermi, prega per noi. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle ore 17 abbiamo il breve incontro con i ragazzi Cressimandi e poi alle ore 18:30 sarà trasmesso dalla Chiesa del Buon Consiglio. Oggi a Cerignola festeggiamo Maria con questo titolo, sarà trasmesso il Santo Rosario e poi la Santa Messa da me presieduta. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.